film abbastanza sorprendente, anche per come veramente mette in opera tutti quelli che sono le caratteristiche del neorealismo, perché è un film che mescola molto bene la drammatizzazione e il melò proprio tipico del neorealismo con delle riprese dal vero, con materiali d'epoca tra l'altro all'inizio, e con delle riprese dal vero dei paesaggi e con il tono giornalistico e raccontato in parte da uno speaker che gli danno un netto senso di attualità, per cui è veramente un recupero molto importante, secondo me, grazie al Museo del Cinema. Ma guardate, il film dura pochissimo, lo sapete, dura 38 minuti e poi sarà seguito da un incontro al quale parteciperanno Giovanni De Luna, lo storico che tutti conoscete, Franco Pron dell'Università di Torino e Claudio Gianetto che ha lavorato all'operazione di restauro del film. Aggiungo solo due cose, poi avremo tempo naturalmente di parlarne più diffusamente al termine della proiezione. La storia diciamo così, del ritrovamento forse è interessante, la si può riassumere anche in breve. Il film si credeva perduto, si pensava che non esistesse più una coppia. La cooperativa che era stata costituita all'epoca per realizzare il film naturalmente fu sciolta subito dopo. Crucillà, che era ecco, l'unica proiezione pubblica probabilmente che fu effettuata, in realtà fu organizzata proprio dal Torino Film Festival, che all'epoca si chiamava ancora Festival Cinema Giovani. Nell'89 Alberto Farassino, qualcuno di voi lo ricorderà, aveva curato una importante retrospettiva dedicata al neorealismo, e Vittorio Crucillà, che è il regista del film, era arrivato con una copia del film sotto il braccio. Lo aveva proiettato, credo non tantissimi se ne fossero accorti all'epoca, No. e poi era ripartito con la copia. Nel frattempo Crucillà è morto, senza eredi a quanto pare, e il film è stato dato per tutti questi anni come un film perduto. Poi a un certo punto il Museo del Cinema, un paio d'anni fa devo dire, è stato contattato da una famiglia del torinese, Salvatore Paternò tra l'altro è qui con noi in sala oggi, eccolo là, è seduto al centro della sala, e ci ha contattato per dirci che aveva ritrovato una coppia. L'aveva ritrovata insomma, in maniera abbastanza singolare, come spesso avvengono questi ritrovamenti, un suo carissimo, credo parente, aveva acquistato probabilmente anni e anni fa una copia del film al mercato delle Pulci di Trieste. Anche questo parente nel frattempo è mancato. Ma Salvatore Paternò si è ricordato del racconto del ritrovamento, dell'acquisto di questo film, senza sapere in realtà di che film si trattasse. Lo hanno cercato nella casa di questa persona, il film non è stato ritrovato subito, è stato ritrovato qualche tempo dopo in un'altra casa, in Austria, in un bunker, in questa casa in Austria. Salvatore Paternò ha cercato di identificare il film senza riuscire a capire che cosa fosse, ha capito comunque che era una pellicola vecchia, forse interessante, forse importante, l'ha portata al museo e a quel punto è, come dire, partita questa operazione di recupero di un film così importante, perché poi ne parleremo dopo naturalmente, ma è un film che al di là del valore cinematografico, forse un po' discutibile, è un film, lo vedrete, aspetti quasi amatoriali nella sua realizzazione, l'unico, come dire, tecnico addetto ai lavori era il direttore della fotografia, tutti gli altri era la prima volta che facevano cinema, e lo si vede in qualche misura, però il film è interessantissimo per la capacità di ricostruire, direi quasi in presa diretta, le ultime ore della vita di Mussolini, basandosi su testimonianze di prima mano, gli stessi partigiani che hanno partecipato all'azione. Ecco, questa è la storia del ritrovamento. Noi abbiamo fatto un restauro del film in digitale, che è quello che vedrete questa sera, oggi, ed è, credo, a questo punto una delle primissime proiezioni pubbliche del film che fu bloccato, come tanti altri, da Giulio Andreotti, che come sapete era segretario nel Ministero del Turismo e dello Spettacolo, e che lo bocciò con le motivazioni più volte. Poi vi racconteremo magari in dettaglio la storia, nel 50, nel 53, ancora negli anni 60,
ogni volta che Crucilla e la sua cooperativa tentava di ottenere il visto di censura. La motivazione era sempre la stessa: il rischio di danneggiare l'immagine del paese. Niente di più, poche righe sintetiche per dire che il film non poteva essere distribuito. E così fu, ma siamo contenti in qualche modo di restituire alla storia del cinema un film che si credeva perduto e che invece è stato ritrovato. Lo vediamo insieme e ne parliamo alla fine. Grazie a tutti. Grazie, buon divertimento.